Buongiorno, iniziamo Tadasana, fai un grande respiro, apri il petto, chiudi gli occhi, lasci cadere le braccia lungo il corpo, la schiena è dritta. Inizi a portare l'attenzione ai piedi e puoi sentire il peso del corpo sorretto dai piedi. E puoi sentire il contatto dei piedi col tuo materassino, con il pavimento, con la terra. E senti i piedi sostenuti dalla terra. Mentre il respiro diventa sempre più profondo e consapevole, inizi la respirazione Ujjayi. Per portare nuova energia al corpo prima di entrare nella pratica. E mantenendo questo respiro lungo, profondo e consapevole per tutta la pratica, lentamente inizi ad aprire gli occhi, ma tienili soffici, morbidi. E andiamo proprio ad attivare e a scaldare i piedi come prima cosa. Quando inspiri, sali sulle punte dei piedi, quando espiri, poggia i talloni, stacca le punte dei piedi. Inspira, vieni sulle punte, leggero, e poggi i talloni, stacchi le punte. E continui questo esercizio, cercando di attivare tutto il corpo. Sali e poggia, stacca le punte. Sali sulle punte, poggia, stacca le punte. E mentre continui questo esercizio, inizi a muovere anche le braccia, i polsi, sali, poggia. Se vuoi, chiudi gli occhi cercando di focalizzarti ancora di più su quello che il corpo sta facendo. Leggero, muovi i polsi, le dita delle mani, le braccia, inizi a scaldarti. E inspira, sali, allungati. Espira, lentamente, scendi, palmi uniti al cuore. Ancora, apri le braccia, allungati più che puoi, palmi uniti. Inspira, espira, torna al cuore. E inspira, sali, allungati. E palmi uniti. Scendi al cuore e scendi, Uttanasana, le mani toccano la terra. Vieni nella sedia, allungati verso l'alto, ti siedi e di nuovo Uttanasana. Ancora vieni nella sedia, Utkatasana, e poggia le mani, Uttanasana. E piede destro un passo indietro, lunge, Angelini Asana, allungati verso l'alto, rimani, respira. Espandi il petto, poggia le mani, vieni cane a testa in giù, piede destro avanti, Angelini Asana, di nuovo allungati, apri il petto e respira, rimani. Poggia le mani, cane a testa in giù, allineamento e respiro. Se vuoi, simuli una camminata, allungando ancora di più, movimenti consapevoli. Sale la gamba destra, porta avanti il piede, di nuovo Angelini Asana. Mentre respiri, apri il petto, ti allunghi verso l'alto, poggia le mani, cane a testa in giù, sale la gamba sinistra, porta il piede avanti tra le mani e di nuovo
Lunge, basso. Poggia le mani. Torni Uttanasana. Vieni nella sedia. Inspira. E Uttanasana. Espira. Di nuovo inspira. Vieni nella sedia. Espira. Torni Uttanasana. Risali. Inspira. Palmi uniti sopra la testa. Espira. Palmi uniti al cuore. Fai dei respiri profondi. Inspira, sali, allungati. Espira, Uttanasana. E Ardha Uttanasana, inspira. Vieni, plank, chaturanga. Cane a testa in su e cane a testa in giù. Respira. Se vuoi, simuli una camminata o mantieni la posizione. Torni Uttanasana, Ardha Uttanasana, rilassa, risali, inspira e torna al cuore, espira. Ripetiamo, inspira, sali, allungati, espira Uttanasana, inspira Ardha Uttanasana e plank, chaturanga, cane a testa in su, cane a testa in giù. Ripeto, mantieni o simuli una camminata mentre respiri. E torna Uttanasana, stendi Ardha Uttanasana e rilassa, risali, inspira e torna al cuore, espira. Inspira, sali, allungati, espira Uttanasana. Ardha Uttanasana e vieni plank, chaturanga, ruota le spalle indietro, sali, cobra, apri il petto, allungati, inspira, quando espiri poggi il petto, spingi con le mani e torni, cane a testa in giù, sale la gamba destra, inspira, porta il piede avanti tra le mani, espira, guerriero 1. Scendi, palmi uniti al cuore, apriti nel guerriero 2. Respira, allungamento, radicamento. Mani a terra, vieni plank, chaturanga. E cobra o cane a testa in su. Apri il petto, allungati verso l'alto, attiva i glutei, le punte dei piedi, cane a testa in giù. Sale la gamba sinistra, porta il piede avanti tra le mani, guerriero 1. Palmi uniti sopra la testa, se vuoi guardi le mani, spingi avanti il fianco destro. Palmi uniti al cuore, poi ti apri nel guerriero 2. Allontana un po' il piede dietro. Schiena dritta, petto aperto. Una posizione fiera, stabile. E mani a terra, plank, chaturanga, cobra o cane a testa in su. Apri il petto, allungati, cane a testa in giù. Torni Uttanasana, Ardha Uttanasana, inspira, espira. Piega le ginocchia, vieni nella sedia, allungati verso l'alto mentre ti siedi. E Uttanasana, mani a terra. Di nuovo inspira, torna nella sedia. E poi sali Tadasana, palmi uniti al cuore. Un passo indietro il piede sinistro, ti apri, vieni al centro del materassino, piedi paralleli,
apri bene le gambe, mani sui fianchi e con la schiena dritta e il petto aperto, scendi, guarda avanti. Se vuoi, le punte dei piedi verso l'interno, poggi le mani a terra, sempre la schiena dritta, cammina avanti con le mani e col peso cadi indietro, crei questa posizione mentre ti allunghi in avanti e respiri. Rilassa la testa e rimani. E poi con la mano sinistra vai a afferrare la caviglia o il polpaccio destro e rimani. Torna, cambio. La mano destra afferra la gamba o la caviglia sinistra. Allungati lateralmente, apriti lateralmente. Torna ora, cammina con le mani fin sotto le spalle, sono parallele, braccia tese, braccio sinistro in linea con la spalla a terra, sale il braccio destro, apriti lateralmente, guarda la mano. Puoi usare blocchi sotto le mani se la schiena non è flessibile. E cambio, mano destra a terra, sale il braccio sinistro. Guarda la mano, mento alla spalla. E torna, ruota il piede destro avanti, vieni cane a testa in giù e plank, chaturanga, cobra o cane a testa in su, apri il petto, allungati verso l'alto, punta i piedi, cane a testa in giù. Uttanasana, stendi Ardha Uttanasana, rilassa Uttanasana. Vieni nella sedia, inspira, espira, Uttanasana. Torna nella sedia, inspira e torna, Uttanasana. Afferri i gomiti, mentre rilassi la testa e la parte superiore del corpo, ti dondoli da un lato all'altro, mentre respiri. E poggia le mani, poggia le ginocchia, vieni nella quadrupedia, inspira mucca, espira gatto, di nuovo apri il petto a e inspira mucca, espira curva la colonna dentro l'ombelico, guarda l'ombelico, e inspira mucca, e ancora espira gatto. Cane a testa in giù, allineamento e respiro. Poggia le ginocchia e vieni nel bambino in allungamento. Poggia la fronte e cammina avanti con le mani. E poi con tutte e due le mani cammini a destra e allunghi prima un lato. E poi con tutte e due le mani cammini a sinistra, braccia tese. E torni al centro, risali, vieni nella posizione dell'eroe, con i palmi uniti davanti al cuore e gli occhi chiusi. E se ti fa piacere rimani in questa posizione ancora un po'. Ti ringrazio per questa pratica. Buona giornata. Namaste.